trovare questo slogan, questo motto per questa azienda di Desio che fa legnami. Allora io pensavo di ragionare sui giochi di parole, le fila saranno tipo legno, tipo legno, impegno, sostegno, segno, seregno. Ce l'ho, è venuta così spontanea, il legno di seregno lascia il segno. Ah già, è di Desio però l'azienda, perché non va bene. Vabbè, comunque Desio, non ci perdiamo tanto. Desio, Vanesio, Cartesio, Manganesio, Bisio, Legnesio. Legno, vendiamo legno? Legno, L-E-G-N-O, legno, o al limite legna? No, non è mai che legno. Ma dovrei farvi un instant sul project che ho in mente. Io vorrei un claim molto fresco, young, dinamico, per un prodotto evergreen, wood, strong. Avrei pensato a un lancio... Forza legno. Forza legno. Il legno delle libertà. Poi facciamo una campagna social. Like, evergreen, evergreen. Location, configure, non di legno. Forza legno. Cosa abbiamo qui? Pare ci sia stata una colluttazione, la vittima è caduta a terra e ha battuto la testa. Questo è chiaramente un suicidio dovuto alle troppe tasse. Avete trovato il portafogli? Sì, era vuoto. Visto? Equitalia ha un'altra vittima sulla coscienza. Bravo collega. È semplice. Qui c'è la vittima, là c'è il campo dei Rom, sono stati Rom. Veramente i testimoni hanno detto che è stato il marito in un raptus di gelosia. Ah beh certo, se ti sposi un Rom, poi cosa pretendi? Raccasi in montagna col camino? Andiamo da incentrare che c'ho altro da fare. Seggi chiusi e risultati ormai definitivi, appare conclamata la vittoria del Popolo delle Libertà. Un trionfo personale del presidente Silvio Berlusconi che in meno di 6 giorni ha conquistato 20-25 punti. Sì, da studio mi dicono di porgere un ringraziamento agli onorevoli Fini e Di Pietro. Sono più onorevole. E un saluto speciale al signor Ingroia. Ciao, a te. Bye bye Guatemala. Scusate. Scusate. È sicuramente un successo il risultato della lista del professor Monti. Come lui ha ben sottolineato, ha guadagnato 60.000 elettori al giorno, per un totale così di oltre 3 milioni di elettori. Quindi si può dedurre che se le elezioni fossero state d'ottobre, avrebbe superato oltre 10 milioni di elettori, diventando così lista civica per Monti il primo partito italiano. Siamo qui fuori dalla sede del Movimento 5 Stelle dove i ragazzi sono arrivati al primo partito. Ragazzi, siamo i primi in Italia! Sì! Tutti a casa! Tutti a casa! Ok, ma adesso diciamo alla gente che cosa faremo. Wi-Fi libero! Sì! Ok, ma a parte il Wi-Fi libero, poi... L'acqua pubblica! Ok, ma di concreto? Non lo so, però adesso arriva Beppe e ce lo dice. Arriva Beppe? Sì. Beppe! Siamo qui fuori dalla sede del PD per commentare a caldo questa vittoria del PD del 2013. Bene, allora, cosa ci può dire a caldo? Che non è una vittoria, non abbiamo i numeri al Senato. Vabbè, ma noi siamo di più, abbiamo vinto. Ma non basta, bisogna parlare con Grillo. Va bene, se vuole venire lui a parlare con noi, noi siamo ben accetti a parlare con lui. Cioè siamo noi che dobbiamo andare da lui. Per cui non è andata benissimo, diciamo. È andata maluccio. Cioè non abbiamo vinto. Perché non abbiamo la governabilità. Basta! Oh, scusa, io non ce la faccio più, però... Veramente! E ho capito!